Sì, a un certo momento entriamo in questa ottica della relazionalità, cioè dell'ammettere che le relazioni sono prioritarie rispetto agli enti, entriamo in un terreno di una complessità estrema. E complessità è disorientamento. La complessità ha bisogno per noi inevitabilmente di essere un po' sfrondati. Se tu la sfrondi troppo non va bene, ma anche non sfrondare niente non capisci più niente. Ecco, cioè questo trovarsi, no, tra un bisogno e l'altro. Pensate per esempio alla nostra agricoltura. La nostra agricoltura è un'agricoltura che decomplessifica, sradica. No, noi abbiamo campi, certo. Campi di grano, solo grano. Non esistono giardini in natura, ma la natura di per sé non è complessa. È complessa. Se lasciata lì, se faccio un campo di grano, invece sto dando un ordine, ma tutta la visione umana è un ordine, anche quella dell'individuo, attenzione. È una definizione che dà un ordine. Perché ecco, io sì. Dov'è il confine di me? Io capisco bene da un punto di vista psicologico il concetto di montagna, tutti noi lo capiamo, o il concetto di onda. Se io dico un'onda tutti capiamo cos'è, ma dove finisce esattamente un'onda, dove comincia? O una montagna, fino a che punto è profonda? Dov'è il confine di una montagna? Allo stesso modo siamo bravi a dire che non c'è un confine della montagna, ma che è un concetto idealizzato. Meno bravi a fare la stessa cosa con me. Perché? Perché immagazzino aria, sto parlando, e quindi sto immagazzinando dentro di me e sto espellendo atomi, virus, se volete, se vuole un po' ne può prendere, certo alcolico, e quanto serve 7 anni perché ogni atomo del mio corpo sia completamente come la nave di Teseo, allora io sono ancora io. Se io guardo alla luce di tutto questo, io non sono più io dentro un confine, ma io sono io relazione, ma relazione con tutto. E allora a questo punto qui, anche in fisica, vediamo che tutta relazione, un atomo o un elettrone non esiste se non c'è un osservatore, ma l'osservatore non è necessariamente detto che sia lo sperimentatore. Sì. Potrebbe essere qualcosa d'altro. E allora tutto riporta a una visione relazionale. Ma non è facile da sopportare. Però in realtà io trovo che le relazioni a questo punto, da quello che voi dite, sono veramente trasversali, sono ovunque. Quello che sembrerebbe interrompere una visione più relazionale è proprio l'ego. Il mio io fa sì che io mi senta un individuo, non un condividuo, che io abbia poi la necessità di proiettare questo in un futuro non immanente. E in realtà gli induisti dicono che l'ego è un'illusione. E io comincio a credere che sì, se guardiamo alle relazioni lo è. E quel vuoto. Di quel vuoto, esatto. Il discorso di quel vuoto. Lì in quel vuoto sono convinto che ci sia io, ma non c'è niente. Ibsen non è per niente questo personaggio. Non questa commedia di Ibsen. Dramma, no? No, il Peer Gynt che se ne va in giro per il mondo e poi quando torna, no, e lui paragona adesso non so se usa il termine io o non lo ricordo più, a che cosa? La cipolla, no? Che tu togli e poi e non c'è il nucleo. Un po', non quello che stavamo dicendo. Ecco, no, quello che voglio dire è che, ma io in questi casi di solito uso questa coppia di termini per noi, ma per tutti gli esseri viventi, credo. È importante passare dall'intrico all'intreccio. Cioè, noi viviamo, appunto, come dicevi tu, no? In questo mondo fatto di un'infinità di relazioni. Poi quante relazioni in cui noi siamo immersi e che non conosciamo, o che non conosciamo per bene, però ci sono queste relazioni. I Kanak, quando immaginavano tutta questa raggiera di relazioni, loro immaginavano che queste relazioni riguardano anche gli ignami,
che uno lavora nel proprio orto. Come dire, la tua persona è condizionata anche dal rapporto che tu hai con i tuoi tuberi. Ognuno di noi ha bisogno di un po' di ordine. E quindi passare esattamente dall'intrico all'intreccio. Ecco, a me sembra che il concetto di intreccio funziona bene. E l'intreccio è sempre un divenire, no? È vero, noi possiamo avere un'immagine sincronica dell'intreccio come un tessuto, ve lo appendo lì, i tessuti Cuba, no? Che li vedi lì, che sì, però si fanno. Però si fanno, eccetera, ecco. No? Però professore, a fronte di tutte queste cose, cioè lei non ha una soluzione, ok? Però quali sono le difficoltà? Ci mancherebbe se io avessi una soluzione. Dal casino a cercare di trovare un indagato. E secondo me anche il condividuo potrebbe andare in quella direzione. E a me viene in mente, credo sia Donna Haraway che aveva scritto l'introduzione, e nell'introduzione la traduttrice italiana specifica come il lessico di Donna Haraway sia volutamente ambiguo e crei volutamente nuove parole. E poi lavora su questo fattore dei beni comuni, perché alcuni esempi dei beni comuni e della comunità, non mi ricordo dove, scusate, ma parlava di queste donne che richiamavano e richiedevano delle terre comuni, e una volta conquistate decisero di costruire le case una di fianco all'altra per avere degli spazi comuni in cui lavorare assieme, una cucina comune per crescere i bambini insieme, per adempiere al lavoro di cura assieme e anche per proteggersi assieme da violenza domestica. La paura e la necessità possono spingere a sopportare le difficoltà che la relazione implica, considerando che l'assenza di relazioni forse non è perseguibile. Cioè, gli esempi di comunità che abbiamo fatto finora sono esempi estremamente chiusi, non sono esempi di comunità aperte. No, abbiamo vissuto per un sacco di tempo in dimensioni molto clanistiche, voglio dire, delle comunità piccoline. Ed è un'esigenza che attualmente sta di nuovo uscendo, perché i social non sono questa cosa qua, cioè non c'è quella con l'interazione diretta. Quindi tutto sommato... Se l'individualità però permette di incontrare più individui diversi, forse è più interessante. La comunità invece tende a mettere insieme persone... Sì, scusami però, quante relazioni? Siamo partiti dall'idea che siamo relazioni. Quante? Primo, secondo... Se noi guardiamo Homo sapiens, diciamolo che la storia di Homo sapiens, grosso modo, prendiamola così, 250.000 anni, grosso modo, e per il 99%, 97% di questa storia è vissuto in società di piccole dimensioni, piccole società che se sono riuscite a sopravvivere in modo dignitoso, sono piccole società che però hanno intessuto reti di relazioni con altre società. Bisogna allora rendersi conto che sono società che hanno pensato a che cosa, a come convivere con le altre società, a quelli, ai nostri nemici che si trovano dall'altra parte della montagna, no? Come ci conviviamo? Ecco, i Mae e Enga hanno detto: noi sposiamo i nostri nemici, prendiamo le nostre donne e le portiamo. Scusate, adesso qui mettete fuori tutto quel che volete. Avete anche due mucche da capra. Sì, però sposare i nostri nemici è un intreccio. Non è che fondiamo le nostre società, ma è instaurare delle relazioni tali per cui sì, certo, sono i nostri nemici, sono nemici con cui noi ci riproduciamo. È strategico. È strategica la cosa, certo. Questa cosa qui è un tema molto bello in antropologia, cioè questi superamenti dei confini. C'è questo antropologo Simon Harrison, lui è specialista di Melanesia, ecco, e da lui io l'ho dichiarato che ho preso l'espressione politica delle somiglianze. Ecco, lui vede nelle società melanesiane messa in pratica la politica delle somiglianze. Cioè gli altri, i nostri nemici, sono nostri simili e noi insieme a loro mettiamo in atto dei meccanismi tali da produrre somiglianze.
che non vuol dire che diventiamo un'unica cosa. Noi qui, voi là, ci scappa anche il morto ogni tanto, no? Quella era zona di caccia alle teste, però rendersi conto che, come dire, il problema veniva avvertito da queste società. Avevano anche tempo per pensarci. Sì, però in realtà, secondo me non era un problema il passaggio proprio radicale dalla comunità, dal sistema di relazioni comunitario che sono forme di dipendenza personale in qualche modo, alla società moderna che ha creato il vero concetto di individuo come qualcosa di assestato, indipendente, sovrano, eccetera, in cui la relazionalità non dipende più dalla relazione personale, ma dipende da relazioni materiali, cioè, noi lo sappiamo, è un sistema di, legato a una cosa che è il denaro. È il denaro che oggi ci costituisce dentro una connessione condivisa, ma ciò che ci connette attraverso il denaro è l'assoluta indifferenza universale, come dice Marx, no, degli uni e degli altri. Questa indifferenza è emancipativa rispetto alle vecchie dipendenze personali. Il fatto che non ne abbiamo il controllo, però, perché segue una dinamica e una logica, quella del denaro, dell'accumulazione, che crea disuguaglianze, di ricchezza e di povertà, crea distruzione della natura. Beh, è un problema di nuovo di ordine, come delle piccole società che quando si creava il caos, cioè la non possibilità di tenere sotto controllo l'effetto che è la malattia, che è la morte, che... anche noi, no? Oggi abbiamo a un livello però globale, no? Di un altro livello proprio di scala di grandezza, abbiamo il problema di trovare un ordine. Come? Attraverso quali pratiche? Io ho l'impressione che il massimo a cui si è arrivati, partendo esattamente dalla comunità, no? Beh, tema classico questo, no? Pensate Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft, Gesellschaft, la comunità, la società. Il massimo a cui si è arrivati, ahimè, io in questo sono un po' anarchico, ho un animo un pochino anarcoide, è lo Stato, Stato-nazione, con la divinizzazione dello Stato, ecco.